L'Università dell'Aquila lavora anche per riconquistare le sedi storiche dell'Ateneo. Entro luglio, intanto, il rettorato verrà trasferito finalmente nel pieno del centro storico a Palazzo Camponeschi, un altro segnale importante di ritorno alla normalità. Sul piano triennale, ha detto la rettrice Inverardi, abbiamo ottenuto 111 milioni di euro per ristrutturare le sedi, comprese quelle acquisite dopo il sisma, come investimento, e c'è da essere più che orgogliosi. Questo significa, ha detto la rettrice, che l'Ateneo è considerato motore propulsivo della rinascita della città. I 24 milioni sull'anno in corso sono impegnati, tra l'altro, per la progettazione esecutiva di Palazzo Carli, per la progettazione dell'ex San Salvatore, per i lavori di adeguamento sismico di Coppito 1, Coppito 2 e Roio Edificio B, per il recupero della palazzina di Via Sergi in fase esecutiva. Ormai siamo strutturati su tre poli, ha detto la rettrice. Ovviamente la priorità è trovare una soluzione per riportare tutti i dipartimenti di ingegneria a Roio. La rettrice spera di riuscirci entro l'anno, così da rilanciare complessivamente il polo di Roio, laddove tra l'altro sono in corso anche dei lavori sulla palazzina che ospiterà la tavola vibrante.